tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Prende a calci e pugni il controllore di un autobus, arrestato un 19enne albanese. Controlli della polizia nei locali da ballo, festa interrotta a Torrette di Fano. Dopo l'incendio del TIR, strada ancora chiusa per la bonifica del terreno. Un morto e due feriti gravi in un incidente avvenuto stamane su una piattaforma estrattiva di gas dell'Eni a 30 miglia al largo di Ancona. Con un'ora di ritardo, il rogo del pupo chiude l'edizione 2019 del Carnevale di Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. A mezzanotte di ieri, in alcuni locali della costa fanese sono iniziati i controlli della polizia. Sono entrati nei locali dove erano in programma, si stavano svolgendo feste per ragazzi, feste per lo più di carnevale. A Torrette di Fano una festa è stata interrotta e molti sono rimasti fuori nonostante avessero già acquistato il biglietto. Mai più un'altra Corinaldo, mai più lacrime versate per stragi evitabili e prevedibili, mai più momenti di festa trasformati in tragedie collettive. Questo ha animato gli intenti della Commissione Sicurezza per il Pubblico Spettacolo del Comune di Fano quando ha deciso di effettuare i controlli che sono scattati alla mezzanotte di ieri in occasione di due feste per giovani che erano in programma nel territorio fanese, una nella zona del porto e l'altra in un noto locale di Torrette, il Movie, ex Number 5. Come ci è stato segnalato anche da alcuni genitori che erano presenti a Torrette per accompagnare i figli, proprio come è accaduto a Corinaldo, polizia locale, vigili del fuoco e altre forze dell'ordine hanno eseguito controlli mirati all'interno dei locali, sulla capienza del locale, sui biglietti in realtà poi venduti e anche su sistemi di sicurezza, uscite, capienza e tutto quello che riguarda la gestione dei locali. Per una questione di capienza complessiva, quindi, ed anche in virtù di alcune anomalie riscontrate all'interno, in molti sono rimasti fuori dal locale in fila pur avendo pagato il biglietto di 13 euro al freddo dalle 23 della sera prima. Alle 3 del mattino poi la forza pubblica ha fatto defluire i ragazzi al di fuori del locale per ragioni di sicurezza, interrompendo così la festa in corso. Con la Commissione Pubblico Spettacolo abbiamo deciso di fare dei sopralluoghi in queste feste in modo preventivo, avvertendo anche che avremmo controllato. E questo sia per la sicurezza di chi gestisce, ma anche per la sicurezza di chi si diverte e dei familiari e delle famiglie che sanno che i ragazzi sono in luoghi sicuri. Alcune cose andavano benissimo, in altre c'erano delle imperfezioni, per cui abbiamo preteso che queste vengano sistemate in modo tale che quando ci siano delle feste tutti possano divertirsi nella massima sicurezza. Ora, attraverso il profilo Instagram del locale, l'organizzazione ha assicurato il rimborso del biglietto. Ragazzi e genitori però si aspettano trasparenza e serietà in chi gestisce eventi di questo genere, perché non ci sia mai più un'altra Corinaldo. C'è stato un altro episodio di cronaca oggi a Fano, un ragazzo che ha preso a calci e pugni il controllore dell'autobus perché lo disturbava con la richiesta del biglietto. Un albanese, già denunciato in passato per lesioni, è stato dunque arrestato ieri dai carabinieri di Fano per lesioni volontarie e interruzione di pubblico servizio. Stamane il giovane è stato portato davanti al giudice per la convalida dell'arresto, è stato poi rimesso in libertà senza prescrizioni. Secondo quanto si è appreso, il giovane 19enne era salito ieri sera intorno alle 19.30 con la sua fidanzatina ed un altro connazionale su un autobus in partenza dalla stazione ferroviaria di Fano e diretto al centro commerciale Fano Center. Mentre l'autobus si apprestava a partire, il controllore ha chiesto ai tre di esibire i biglietti, ma alla loro risposta, che ne erano sprovvisti, li ha invitati ad acquistarli alla vicina biglietteria
promettendo che non gli avrebbe fatto perdere la corsa. Uno dei due ragazzi ha accolto l'invito del controllore che, non fidandosi, ha atteso il suo ritorno. Il 19enne invece si è infastidito e lo ha invitato, apostrofandolo in modo, ad allontanarsi, visto che ormai avevano regolarizzato il viaggio. All'intimazione del controllore di rivolgersi a lui con più rispetto, il ragazzo ha risposto colpendo il malcapitato con violenti pugni alla testa che lo hanno tramortito. Il rapido intervento dell'autista dell'autobus, che si era accorto di quanto stava avvenendo, ha posto fine all'aggressione. Annullata la corsa dell'autobus, sul luogo sono intervenuti i carabinieri, allertati tramite il 112, e i genitori della ragazza minorenne. Questi però hanno accusato il controllore di aver offeso la figlia, scatenando così una seconda reazione del 19enne che, incurante della presenza dei carabinieri, ha sferrato un calcio all'addome del controllore, costringendo i militari ad arrestarlo per lesioni volontarie, interruzione di pubblico servizio e oltraggio. Il controllore ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del locale ospedale, che lo hanno medicato e stilato una prognosi di una settimana. Il giovane bullo invece ha passato la notte in cella di sicurezza in stato di arresto. Il processo è stato aggiornato. E adesso torniamo a parlare dell'incendio di cui vi abbiamo mostrato le immagini spettacolari nel telegiornale di ieri. Un incendio che ha devastato, divorato completamente un grosso tir in via Tommaso Campanella a Chiaruccia di Fano. Il tir era diretto in Albania e il tratto di strada interessato da questo incendio è ancora chiuso perché i tecnici stanno bonificando praticamente tutta l'area, quindi anche il terreno. La fase del post-incendio è forse ancora più complessa e delicata della fase acuta dell'incidente, ovvero la gestione dell'emergenza con lo spegnimento delle fiamme e l'intervento spettacolare dei vigili del fuoco che hanno operato con grande professionalità. È dalle 13.30 di ieri che sul posto dell'incidente si sta operando incessantemente, anche alla luce delle fotoelettriche di notte, come vi abbiamo mostrato ieri sera, per ripristinare il sito. Dopo la rimozione delle scorie ed il loro smaltimento da parte di un'azienda specializzata, oggi è il giorno della bonifica ambientale, che riguarda sia il terreno contaminato dai residui del materiale arso nel rogo che l'asfalto della sede stradale. Per cautela abbiamo ritenuto di mantenere questo tratto di strada di via Campanella interrotto, interdetto al traffico, perché questo pomeriggio, ovvero appunto, stanno facendo gli ultimi interventi. Da un lato sul terreno qui alle mie spalle, perché si fa un intervento ancora più in profondità sul terreno appunto che può essere stato contaminato dalle sostanze rilasciate durante l'incendio, e soprattutto ci sarà un secondo intervento di pulizia, in questo caso un vero e proprio lavaggio della strada, anche con dei solventi, perché chiaramente in alcuni tratti dell'asfalto ci sono macchie d'olio, ci sono gli elementi e le sostanze che sono stati rilasciati dagli elementi che sono andati bruciati, e quindi un secondo intervento che consenta appunto di poter poi riaprire in serata la strada in sicurezza. Ecco, proprio sul manto stradale ci saranno delle attenzioni particolari proprio per portare via tutti i residui e anche restituirlo alla massima dell'efficienza. I liquidi che saranno prodotti dall'operazione di lavaggio dovranno essere raccolti, e ovviamente tutto quello che è prodotto anche delle azioni di pulizia che tra ieri e oggi si stanno realizzando sono tutti elementi che poi sono stati rimossi e andranno rimossi man mano che vengono fatte le operazioni. L'intervento di fase 2, che è stato effettuato nella giornata di oggi, ha utilizzato una tecnologia brevettata da parte dell'azienda specializzata in questo tipo di bonifiche ambientali, sicurezza ambiente, che sta operando in queste ore e che utilizza tensioni attivi che non intaccano o rovinano il manto stradale, ma attraverso una fase di osmosi estraggono dalle particelle dell'asfalto tutti i residui oleosi o di altro materiale, lasciando intatto il manto stradale, operando anche con macchine specializzate e rispettando così al massimo l'ambiente, cosa che da subito ha preoccupato gli uffici comunali e l'assessorato. Quello che è successo ieri comunque non è stato un episodio banale, e in questi casi chiaramente rispetto al suolo e alle acque ci sono una serie di attenzioni necessarie e dovute anche da un punto di vista ambientale che chiaramente noi non tralasciamo.
E adesso invece parliamo di un altro fatto gravissimo di cronaca che è avvenuto al largo, a 30 miglia al largo della costa anconetana. Il bilancio è pesante, un morto e due feriti gravi che rappresentano appunto questo bilancio, il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina su una piattaforma estrattiva di gas dell'ENI a 30 miglia al largo di Ancona. La vittima è un operaio di 63 anni. Dell'ENI, Egidio Benedetto, residente da anni a San Salvo, in provincia di Chieti, e nato a Montenero di Bisaccia, Campobasso. Era nella cabina di comando di una gru che purtroppo è ceduta, è collassata, e dove si trovavano altri due operai che sono rimasti feriti. Qualche ora dopo il corpo della vittima è stato localizzato ancora all'interno della cabina a 65 metri di profondità. Per diverse ore purtroppo non si sapeva più nulla di questo operaio, era disperso, poi a un certo punto è stato ritrovato appunto in fondo al mare. È una tragedia sulla quale in queste ore stanno intervenendo in tanti, anche dal punto di vista politico. La Procura ha aperto un'inchiesta, i sindacati chiedono adesso di incontrare la società, l'ENI. Torniamo a Fano, ASET investirà 1,5 milioni di euro nel depuratore di Marotta per migliorare la rete idrica e la qualità delle acque marine. C'è un discorso legato anche alla qualità delle acque. Faranno molto grazie all'intervento pianificato da ASET nel comune di Mondolfo. Ben 4.000 utenti saranno collegati al collettore che utilizzerà il depuratore di Marotta per le acque reflue, collegando tre agglomerati che fino ad oggi operavano in dispersione o utilizzando canali che poi portavano al fiume Cesano. Un notevole passo avanti rispetto al passato, come promesso anche in campagna elettorale dal sindaco Barbieri, che assieme alla sua giunta ha sempre messo in primo piano gli aspetti ambientali e di sviluppo del settore turistico. Abbiamo subito collaborato assieme ad ASET e gli altri enti per migliorare la rete fognaria e in effetti arriviamo al 2019 con dei collegamenti importanti. C'erano dei tratti indipendenti che non erano collegati al depuratore e che adesso con i lavori che sono stati realizzati e quelli in corso di realizzazione verranno collegati e parliamo del quartiere di Ponte Rio, di via Beato Angelico tra Centocroci e Ponte Rio, via Stirpettine grazie all'intervento che realizzerà e sta realizzando autostrade e poi arriviamo fino all'ampliamento del nuovo depuratore di Marotta. Ci sono ancora altri tratti che devono avere risposta e quindi ci concentreremo nei prossimi anni su questi. Depuratore di Marotta che riceverà un aggiornamento all'impiantistica con lavori dal costo di 1,4 milioni di euro, con processi altamente tecnologici di filtraggio e depurazione delle acque, senza aumentare però la cubatura delle strutture esistenti, ma potenziando soltanto la capacità operativa della struttura. L'intervento, che sommato alle precedenti operazioni, porta l'ammontare degli investimenti di ASET nel comune di Mondolfo a ben 2 milioni e 500 mila euro. Probabilmente porterà dei benefici importanti sia per il delta del fiume, okay, quindi come valore delle acque, ma anche secondo me per tutto quello che ha a che fare con la salute del fiume stesso, perché si toglie di una carica batterica importante che a questo punto non ha più ragion d'essere. Ma questo intervento non è conclusivo del rapporto tra ASET e il territorio comunale, perché è stato messo nero su bianco un piano triennale di investimenti di manutenzione alla rete idrica per un ammontare annuo intorno ai 200.000 euro. Allora, oggi è martedì grasso, tra poco ci collegheremo con Piazza 20 Settembre per vedere e ascoltare dal nostro inviato come è andato l'ultimo atto, quindi il rogo del pupo. Prima però abbiamo una segnalazione da farvi, ovvero quella che è arrivata poco prima che ci fosse appunto il rogo, ovvero l'esibizione di alcuni mangiafuoco. Ecco, queste sono le immagini. In questo non è proprio questa l'esibizione, è accaduto poco dopo. Alcune lingue di fuoco sono partite da un
da un'esibizione con una corda, pare, e queste lingue di fuoco sono finite addosso ad alcuni bambini che sono stati poi soccorsi dai volontari della Croce Rossa in quanto sono rimasti feriti. Abbiamo anche l'immagine di un braccio di una bambina di 7 anni che si è fatta medicare per questa scottatura. Ecco, queste lingue di fuoco che hanno colpito 2 o 3 bambini, insomma, per fortuna senza grossi problemi, però ecco, questo per dirvi quello che è successo, la cronaca. C'è anche da dire che c'è stato anche il tempestivo, almeno leggo così nella segnalazione, il tempestivo intervento della presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Giammarioli, che ha subito chiesto aiuto per arrivare appunto all'ambulanza e quindi a far medicare subito questi bambini che nel frattempo hanno avuto questo contrattempo. Si è parlato di un problema tecnico, almeno così hanno detto chi appunto faceva questa esibizione. Adesso, prima o poi ci collegheremo con Piazza 20 Settembre per tutto il resto, adesso invece parliamo di Confcommercio, che domani incontrerà le imprese del territorio per discutere di economia locale. Abbiamo il piacere di avere con noi la presidente nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise, che nel suo giro per conoscere Confesercenti territoriali ci ha chiesto di fissare un appuntamento qui nelle Marche. Abbiamo scelto Fano perché è una città importante nel tessuto anche della Confesercenti regionale, e parleremo con lei assieme a Manuela Bora, che è l'assessore regionale del commercio, e Gino Sabatini, presidente della nuova Camera di Commercio delle Marche, della situazione locale, delle prospettive anche che questo nostro settore della distribuzione, del terziario, hanno nell'economia generale e anche nell'economia regionale. Nelle Marche non si può non partire dalla situazione anche particolarmente drammatica dell'evento terremoto che ha coinvolto quasi tutta la regione e che ha in qualche modo aggravato anche quel fenomeno di difficoltà e di abbandono dei centri rurali e dell'entroterra che erano già insomma problematiche piuttosto importanti. Quindi a partire da lì cercheremo di sviluppare quelle che invece sono le potenzialità, la cultura, il paesaggio, il turismo, che possono essere invece le cose, i settori dove i nostri imprenditori vogliono vivere e dove ancora c'è possibilità di investire anche da parte dei giovani che vogliono intraprendere questa nostra attività. L'incontro si terrà mercoledì 6 marzo alle ore 17 nella sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, in centro storico a Fano. Oggi è martedì grasso, dunque in piazza 20 Settembre a Fano la tradizione vuole che il pupo venga bruciato e messo a rogo, e con questo si chiude il tradizionale carnevale 2019. Andiamo a sentire com'è andata com'è andato il pomeriggio con Lino Balestra, che vedo già collegato da una piazza ormai quasi deserta. Sì, buonasera Marco, siamo qui in piazza, ormai siamo rimasti soltanto noi e le spazzolatrici praticamente, che stanno ripulendo tutto quello che è stato riversato a piene mani da bambini e da quanti erano qui ad assistere al rogo del pupo. Rogo del pupo che ha visto tantissima gente, tantissima folla assiepata qui sulla scena dal primo pomeriggio, perché c'era praticamente tutta una serie di spettacoli che hanno preso vita qui nella piazza che è stata protagonista sia in questo martedì grasso che nel giovedì grasso. E proprio nel giovedì grasso che è stato creato, sono stati creati le due figure, il volone e la volona, che hanno preso fuoco alle mie spalle. Vedete laggiù in fondo, ci rimane soltanto la cenere di quello che è stata la cerimonia di chiusura, che da sempre suggella la chiusura del carnevale fanese. Naturalmente c'è stata anche l'estrazione della lotteria con tutti i premi, e naturalmente c'è stata l'attribuzione del primo premio. Allora,
con la chiusura del Rogo del Pupo che suggella alla fine del Carnevale 2019. Io vi lascio qui dalla piazza di Fano con il numero e la serie vincente dell'auto, così magari se non eravate qui in piazza oppure se non avete avuto modo di in altro modo di sentirlo, ve lo do io il numero vincente, e quindi la serie è la serie Gianduia e il numero è il biglietto del numero vincente che vince l'auto, la Clio, il primo premio messo a disposizione dallo sponsor, è il numero 059. Quindi dopo il Rogo del Pupo e dopo l'attribuzione di questo primo premio, che ripeto è serie Gianduia numero 059, si chiude il Carnevale di quest'anno, di questa edizione 2019, si chiude e quindi terminiamo qui dalla piazza, una piazza che ha visto tantissima gente per questa cerimonia conclusiva del Carnevale anche quest'anno. Bene, grazie a Lino Balestra. E allora adesso andiamo avanti con il giornale. Il veglione della gluppa, alla bocciofila, alla combattente di Fano, come ogni anno riscuote grande successo. Il segreto è la formula semplice ma popolare e l'atmosfera casalinga. Simona Zonghetti. È stato un tripudio di colori, musica, divertimento e buon cibo il veglione della gruppa organizzato dalla Proloco Fan Fortune alla bocciofila La Combattente di Fano. Circa 500 persone e 16 mascherate hanno dato vita sabato scorso ad una serata speciale all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. Dopo la sfilata e l'esibizione dei vari gruppi in gara, sono state premiate le mascherate più belle ed originali. Ad aggiudicarsi il maggior punteggio, ottenuto dai voti dati da un'attenta giuria capitanata dal sindaco Seri, è stata quella dedicata alla Brexit, From London to Metauriglia. È arrivata anche la Brexit, abbiamo la scorta della regina con la sua auto reale. È proprio il corteo reale che si sta muovendo verso Metauriglia, dove decide di risiedere per tutta la vita. Ad essere premiate anche le migliori gluppe, ovvero le specialità culinarie preparate in casa e portate alla festa. A vincere sono stati i Cammina Puffi della frazione di Camminate, secondo classificato il gruppo dello Zecchino d'Oro e terzi gli amici dell'associazione Quaidla dal Fiume. Secondo me questa è la grande tradizione del Carnevale di Fano, dove ogni persona si può veramente divertire, un evento molto popolare che è cresciuto negli anni, che rispecchia le nostre tradizioni e che fa divertire tanti. Poi vedere tanta gente che si vuol mascherare, si vuol divertire, si dà tanto da fare in queste sfilate delle mascherate e vuol vincere il suo premio, è veramente fantastico, lo fa veramente per dare onore al Carnevale di Fano, quindi veramente soddisfatti di questa bellissima serata. Il veglione della gruppa ormai ha veramente tantissimi anni, quindi andrà avanti per altri tanti anni e credo che crescerà sempre di più. E questo era l'ultimo servizio, vi ricordo che domani si entra in Quaresima, domani è mercoledì delle ceneri e con questo chiudiamo qui dunque il nostro telegiornale. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la rassegna stampa. Arrivederci.